Per la Lega è una campagna importante, abbiamo tre candidati a uninominale per cui dobbiamo prendere voti e entrare in Parlamento. La mia campagna è basata soprattutto con il rispetto per le donne, per la famiglia, per la maternità. Io su questo sono i temi su cui voglio puntare, perché c'è bisogno di una ripresa della natalità, c'è bisogno di incentivare gli asili nido che siano a un prezzo accessibile, la nostra proposta addirittura gratuiti, perché così la donna può fare la mamma, ma può anche lavorare, portare a casa lo stipendio. In un periodo di crisi economica non si deve dover scegliere fra maternità o lavoro. Su questo la Lega si impegna con tutto il centrodestra, e se il 4 marzo volete anche voi uno Stato pieno di mamme, pieno di bambini e comunque sia una scommessa sul lavoro, noi della Lega ci siamo. I critici della flat tax vi chiedono come farete a renderla sostenibile, a trovare le coperture, cosa risponde? Beh, i critici dovrebbero leggere quelle che sono state le nostre proposte, quella che è soprattutto il disegno di legge che abbiamo presentato in Parlamento. Noi abbiamo indicato tutte le coperture, non solo a livello zero di impatto sul bilancio pubblico, ma abbiamo anche detto che con la flat tax avremo maggiori risorse per sostenere il welfare, perché noi non possiamo pensare e immaginare di avere come unico spauracchio il debito con un paese che non riesce a crescere. Per poter diminuire il debito bisogna che il paese cresca, tornino a essere attivi i consumi e quindi la produzione e soprattutto il lavoro, che è il nostro obiettivo finale. Le clausole di salvaguardia non scatteranno perché, come vi ho detto, noi abbiamo un programma che è tutto incentivato alla crescita. Con la legge di bilancio del 2019 inseriremo la flat tax, ma subito, a partire dal dopo le elezioni, se avremo responsabilità di governo, partirà la pace fiscale e quindi partirà, diciamo, un extra gettito che noi prevediamo subito di 35 miliardi il primo anno e 25 miliardi il secondo anno. Lei parte in un collegio che i sondaggi hanno blindato per il PD, come lo sfiderete? Ma lo sfideremo sicuramente con molta passione, molto cuore, però anche molta determinazione per gli obiettivi che vogliamo portare avanti per questo territorio e più in generale anche proprio per il territorio italiano, che sicuramente ha bisogno di una tutela a 360 gradi, e naturalmente sicurezza e famiglia saranno gli altri due argomenti sui quali io in particolare mi impegnerò al Senato per questo territorio. I temi sono quasi tutti verso la montagna. Sarò per tutto, rappresenterò e porterò l'istanza a Roma per il territorio, ma mi concentrerò molto sul territorio montano. E non avrò pace finché non sentiremo ancora i vagiti di un neonato nell'ospedale di Borgotaro.